Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video di Dark Souls 2. Io ho trovato questa piattaforma che, come vedete, non è attiva. Se cado dentro sono morto. E ora andremo a vedere assieme dove porterà. Qui c'è questa situazione qui che praticamente non so se ci sia anche un falò. Comunque, vabbè, qua non possiamo fare nulla perché ci manca una chiave. Guardate quanto ci ha messo ad arrivare. Perfetto. Io c'ho anche una spada completamente rotta. Che quindi non posso riparare. Anche qui, tutti quei punti lì, qua c'è una scala che non so francamente dove porta. E adesso magari andiamo a vedere. Ah, perfetto, ok, quindi siamo arrivati qua. Io non so neanche se ho qualcosa per andare a riparare là. Perfetto. La mia anima. Ok, ci rivediamo da qua. Allora, eccoci tornati dopo aver, diciamo così, riparato la mia spada. Allora, ho perso, vi dico anche quante anime, circa 60.000 per un bug. Non ho capito come mai, insomma. Ok. Andiamo a fare un po' di pulizia se si riesce con questi cavalieri della Snoces. Perfetto, come vedete è bastata una freccia di quegli energumeri là e ho perso tutto. Vabbè, le anime sono poche, io ne ho perse 60.000 recuperate e incredibilmente non me le ha segnate. Ho letto comunque in internet su qualche forum che in questo posto parecchi utenti, parecchi giocatori hanno avuto dei problemi. Ora andiamo a recuperare le nostre anime. Lenta, lenta sta spada qua. Direi che è meglio cambiarla con la nostra spadona più 10.
quei tre energumeni lì li andiamo a spaccare le gengive, magari da qua. Ora c'è il nostro amico che non è simpaticissimo lì dietro, dove cavolo ce l'ha questo? Pessima idea. Aver perso 60.000 anime è terribile, perché comunque avrei potuto aumentare di 2 livelli minimo il mio personaggio e avevo modo anche magari di fare qualche altra operazioncina ina alle nostre spade magari, insomma, ecco. Hanno una mira, ecco, vedete, vabbè, ho perso 7.000 anime in un ame, quindi ormai qui non ci vengo e voglio farvi vedere probabilmente quello che è un altro boss. Ovviamente devo essere umano, perché così ho troppa poca energia per poterlo affrontare. È praticamente, credo, un re. Vediamo se si va da qui o da qui. Vediamo un attimo. Ok, qua. Usato chiave del passaggio del re. Bene, che ho recuperato. Da qualche parte, non ricordo più neanche dove. E qui mi dà l'idea che ci siano dei teschi o esca. Oh, bello. Lo andiamo a provare subito. Ok, ma ancora non l'ho usato in questo gioco, premetto che perfetto. Ah, ecco dov'era, vedete? Lo stronzone era lì. Vediamo se è cattivo. Quindi sono 4, uno l'ho ucciso. Addirittura un calcio al volo alla Bruce Lee, eh? Attenzione. Quindi cosa farmano questi beoni, la roba lì? Oh, c'è anche il cavaliere. Ho visto che c'era una cosa qua, andiamo a prenderla subito. Gemma vitale, e vabbè. Perfetto, direi che
possiamo avviarci dal boss, vediamo. Mi dà l'idea che questo meni come un fabbro. Ha uno scudo che credo che se lo uccidiate è bellissima, eh? Meno come sto giocando, però vabbè, insomma. Eccoci, adesso mi scaraventa. Ecco che l'amico ha chiamato in suo soccorso qualcuno. Vabbè, bam bam, qua mi dà l'idea che abbia, perfetto, lui va recontato. Vabbè, quindi questo bel simpaticone evoca dei gli amici, diciamo così, dei compagni di merenda che vi cacciano delle trambate che la metà basta. Proveremo un'altra volta, poi magari vedremo di tornarci da umani, magari con qualche possibilità in più, insomma, ecco. Vediamo. Castello di Drangleic. Non so perché. Vabbè. Le anime non so, no, forse non avevo nulla in verità. Vabbè, andiamo. Qui ogni volta bisogna sconfiggere questi simpatici amici. Vediamo se riusciamo a evitarli. Perfetto. Vabbè, m'è andata perché a volte si muore, facendo così. Bene, l'amico mi ha tolto metà energia. Tenteremo ancora, vediamo un po'. Ho fatto una grandissima cagata. Non bisogna mai bere alle spalle di un nemico. Mai. Eccoci, tornati. Allora, questa volta ho provato a cambiare spada, a prendere quella infuocata, ma
Perfetto. Credo di non avergli fatto un piffero con questa spada. Comunque dovrò verificare per l'ultima volta, poi tornerò umano perché così non si affronta. Altro tentativo col simpatico guerriero di latta. Voglio vedere una cosa. Bamba, che cavolo ho fatto. Ho fatto una mezza cavolata. Colpo e scappo. Guardate lo scudo. Non male, eh. Riflette le magie. Ora adesso lui sta evocando, pessima idea la mia. Poi specialmente con quel regumero là che mi sta inseguendo. Vediamo un po' di prendere prima a tramvate questo. E vaffanculo. Vabbè, questo abbiamo mandato a dormire. Questo è una cosa grave che fa, erroraccio. Direi che ha buttato giù. Una colonna. Ok. Bene, sono finite le colonne. Perfetto. Ah, qui errore mio, vabbè. Farò un altro tentativo, sperando di giocare un po' meglio da umano. Ci vediamo qua. Eccoci ancora qua al passaggio del re. Io, diciamo, sono tornato umano, ma vediamo.
qui bisognerebbe approfittarne di più, diciamo così, quando... Ui, brutta storia qui. Via, 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 via. Pappa e Ciccia sono attaccati, guardate l'incredibile. Qua mi è andata bene, che mi ha dato una tramvata nelle gengive che non mi ha colpito, Molto lento quel gonzo lì, però perfetto, sono rimasto. Curiamoci. Oh, e vaffanculo. Vabbè, direi che per questo video siamo già andati oltre il tempo massimo. Ci vediamo al prossimo video e da non morti di nuovo. Ciao a tutti, ciao ciao ciao.